diciamo così, tolta la falsa partenza, nel senso che all'inizio abbiamo commesso subito 3-4 errori in partenza, poi diciamo che siamo tornati nel set abbastanza bene, abbastanza subito, e abbiamo sommato più cose positive. Diciamo che non abbiamo avuto due set di grandissima efficacia in attacco, però fondamentalmente la qualità sugli altri aspetti e la maniera in cui abbiamo contenuto i loro attaccanti ha fatto sì che stessimo abbastanza avanti nei parziali. Poi il terzo invece credo sia stato un set migliore a livello di numeri. Sono d'accordo con te che nonostante non sia stato tutto perfetto, però è stata sicuramente una prova convincente. Prego. E guarda, ho lavorato tanto a muro in questa settimana perché ha funzionato o è perché insomma il gioco di pugno è un po' rallentato nelle fasi d'attacco, soprattutto sulle bande. Ma guarda, no, abbiamo lavorato come al solito fondamentalmente, come tutte le volte che non abbiamo murato tanto. Diciamo che però avevamo l'idea abbastanza chiara da un punto di vista tattico, forse questo ha aiutato le ragazze ad avere un timing migliore. Semplicemente hanno letto meglio delle situazioni, sono Grazie arrivate. Stefano! Ciao Fabio. Ci vediamo domani, passo Buonasera. domani. Arrivederci signora. Probabilmente hanno avuto più facilità a prevedere più che altro la distribuzione, magari. E di conseguenza poi hanno avuto un timing migliore, hanno lavorato meglio tecnicamente, abbiamo murato molto di più del solito, quindi sicuramente, insomma, credo che l'aspetto principale sia la capacità che hanno avuto di prevedere un po' alcune situazioni da un punto di vista tattico, non tanto che abbiamo lavorato come altre volte, come quando muriamo poco, francamente.